Ieri era stata la volta del sottosegretario di Stato per l'Ambiente e la Transizione Ecologica, Vannia Gava, accolta all'Aurum dall'assessore regionale all'Energia Campitelli e dalla giornalista e conduttrice Monica Setta. Brevi, succinte, ma con ben gliose le diagnosi del sottosegretario, a partire dagli errori passati, per esempio nella scelta del mix energetico italiano. È evidente che c'è stato un mix energetico sbagliato. Anche l'Europa, secondo me, ha parte di colpa, perché anche l'Europa comunque si trova in difficoltà. Per proseguire con un errore politicamente trasversale negli anni, essersi accontentati di un solo fornitore o quasi. È chiaro che l'errore, tra l'altro più grosso, è stato fatto essere dipendenti per oltre un terzo da un fornitore. Ora, tra l'altro, faccio anche un esempio: noi siamo il secondo paese manufatturiero d'Europa, ma siamo dipendenti per oltre il 90% dall'estero. Adesso si corre ai ripari e si parte in settimana per l'Azerbaigian e l'Algeria. La settimana sarò lì, e in Algeria ha già promesso un aumento appunto dell'apporto energetico. Ma si scommette anche su qualcosa che non ci aspettavamo proprio. Ma io credo che in realtà il nostro paese, anche per la situazione, per la posizione strategica che ha all'interno del Mar Mediterraneo, possa veramente diventare l'hub dei gasdotti per l'Europa. Una notazione la merita anche la cosiddetta sindrome NIMBY. Non facciamoci prendere dalla sindrome NIMBY, perché se tutti quanti vogliamo l'energia pulita, l'energia bella, l'energia rinnovabile, ma dopo non possiamo dire e non vogliamo il pannello fotovoltaico e non vogliamo vedere a 12 miglia dalla costa la pala eolica che gira e non... quindi... E infine, per l'autunno, l'inverno che verrà, niente paura. Quanto riguarda il medio e lungo termine, ci stiamo lavorando, stiamo riempendo gli stoccaggi, quindi posso dire che non ci saranno problemi per il prossimo inverno, perché siamo quasi al 50% del riempimento.